Buongiorno a tutti. Oggi quando va in onda questo passaparola e Pasquetta, io vi sto parlando invece sabato sera, quindi ho registrato questo intervento poco più di un giorno prima di quando va in onda. Non so quindi quello che è successo ieri, domenica, e stamattina, lunedì. In ogni caso mi interessa più che l'attualità una ricostruzione. La ricostruzione riguarda il caso di Massimo Ciancimino, di cui ci siamo occupati molto spesso in questo spazio, oltre che sul Fatto Quotidiano, ad Anno Zero, eccetera. E quindi non possiamo assolutamente lasciar passare quello che è successo senza cercare, là dove è possibile, di dare una spiegazione. Anche se, come vedremo, le spiegazioni in questo momento sono varie quelle possibili e non ne possiamo scegliere una sola scartando le altre. Avete letto come è stata trattata la vicenda sui giornali? Ciancimino arrestato per aver falsificato un documento, dunque tutti i documenti che ha portato sono falsi, dunque tutto quello che ha detto è falso, dunque i magistrati che lo hanno ascoltato e utilizzato come persona informata sui fatti, sia pure indagato per reato connesso e collegato, sono nella migliore delle ipotesi dei creduloni e nella peggiore delle ipotesi dei falsari anche loro, che o lo hanno indotto a raccontare e a portare carte false o hanno comunque recepito con gioia ciò che Ciancimino raccontava loro e ciò che loro volevano farsi raccontare. Quindi i giornalisti che lo hanno intervistato o che hanno parlato di lui senza sparargli addosso sono anche loro dei falsari. A un certo punto sembrava che avessero arrestato Santoro e Ingroia, mentre la notizia è che Ingroia, Di Matteo e Paolo Guido, i tre PM di Palermo, hanno chiesto e ottenuto il fermo di Massimo Ciancimino sull'autostrada mentre da Bologna stava andando in vacanza in Francia, fermo che è stato oggi per me che vi parlo, l'altro ieri per voi che mi ascoltate, fermo che è stato convalidato dal GIP di Parma su parere conforme della Procura di Palermo che ritiene che Ciancimino debba restare in carcere, perché c'è il rischio sia che scappi, stava andando in Francia peraltro in vacanza, sia che inquini le prove, cioè che ci siano manovre tra lui e qualcuno o di qualcuno su di lui o tra lui e questo qualcuno per intorbidare ulteriormente le acque di un caso abbastanza complicato. La leggenda che ci viene venduta sulla traiettoria e il percorso della collaborazione di Ciancimino con la giustizia è una leggenda piuttosto fantasiosa, molto avvincente, poco credibile, e cioè che Ciancimino a un certo punto decida di rovinarsi la vita cominciando a sparare a zero su alcuni fra gli uomini più potenti d'Italia. L'ultimo è De Gennaro, ma prima Mancino, Violante, il ROS dei Carabinieri, il generale Mori, il capitano De Donno, i governi Amato e Ciampi e poi naturalmente Berlusconi, Dell'Utri, i mafiosi, eccetera, eccetera. I magistrati che non vedono l'ora di incastrare Berlusconi, Dell'Utri e tutti questi ovviamente prendono per oro colato quello che lui dice. E quindi si crea questo network che poi naturalmente viene rilanciato mediaticamente dai giornali e in televisione da Santoro. A parte il fatto che Ciancimino è stato intervistato dai giornali di tutto il mondo e dalle televisioni di tutto il mondo, a parte il fatto che Ciancimino, qualunque cosa si pensi su di lui, è giornalisticamente una notizia, perché è. Dice delle cose molto forti, e quindi non si vede per quale motivo chi intervista una persona dovrebbe rispondere poi di quello che fa quella persona o di quello che ha fatto quella persona. Ci mancherebbe altro. Montanelli diceva, se mi dessero da intervistare il demonio, io vado a intervistare il demonio. Quindi
stiamo assistendo sui soliti giornali a sciocchezze incredibili. Corriere della Sera addirittura interpellato dell'Utri come se fosse un osservatore super partes del caso Ciancimino, dimenticando di ricordare che dell'Utri è un condannato in appello per mafia a 7 anni. Si fa confusione, Ciancimino i pentiti, Ciancimino non è affatto un pentito, Ciancimino i reati che gli vengono contestati li nega, lui è stato processato e condannato in primo e in secondo grado per intestazione fittizia di beni, cioè per avere riciclato di fatto i soldi di suo padre, i soldi che suo padre gli aveva lasciato a lui e alla sua famiglia, e lui ha sempre negato di avere fatto il riciclaggio, ha semplicemente detto sono il figlio di mio padre, ho ereditato i soldi di mio padre e quindi non ho riciclato un bel nulla. Quindi non è un pentito. Ciancimino è un dichiarante, una persona informata sui fatti, che in seguito alle cose che ha dichiarato, è stato poi iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa, perché quando lui ha raccontato che aiutava il padre a portare i messaggi tra gli uomini dello Stato, del ROS, dei Carabinieri, e gli uomini della mafia, Riina e Provenzano, portava i pizzini, i papelli avanti e indietro, eccetera, eccetera, evidentemente ha confessato un possibile reato, cioè quantomeno un favoreggiamento o forse addirittura un concorso in associazione mafiosa, sia pure non facendone parte personalmente, a differenza di suo padre che invece era proprio un mafioso doc. Questa è la sua configurazione giuridica, lui è un indagato di reato connesso, sia perché è sotto processo per aver riciclato il denaro di suo padre, sia perché in seguito alle sue dichiarazioni è stato indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e quindi credendo al suo racconto su quella trattativa del 92-93, i magistrati, proprio perché hanno preso sul serio quello che lui diceva e lo hanno verificato, hanno iscritto lui anche per quel reato, oltre ad altre persone. Si è detto infine che siccome adesso lui è stato preso per avere taroccato un documento, allora praticamente tutto quello che ha raccontato, che ha portato in questi 3 anni di dichiarazioni e produzioni di documenti, non vale più niente. Allora noi dobbiamo intanto distinguere l'aspetto mediatico dall'aspetto giudiziario. L'aspetto mediatico è che chiaramente la figura mediatica di Ciancimino, che lui stesso aveva alimentato con questo iperpresenzialismo, libri, interviste, dichiarazioni, ospitate televisive, eccetera, eccetera, ne esce ovviamente a pezzi. Non so se irrimediabilmente, vedremo gli sviluppi di questa storia, ma senz'altro esce a pezzi. Dal punto di vista giudiziario le cose stanno esattamente come prima. Nel senso che i magistrati non è che tutto quello che diceva Ciancimino o portava Ciancimino lo prendevano e gli mettevano il timbro dell'autenticità. Ogni carta che Ciancimino portava veniva spedita alla polizia scientifica perché venisse periziata e se ne stabilisse l'autenticità. Che cos'è l'autenticità? L'autenticità del documento, cioè se il documento appartiene alla persona che Ciancimino dice averla scritta. Se la grafia corrisponde, se il periodo della carta e dell'inchiostro collima con quello che lui attribuisce o con quello che è segnato nella datazione del documento, l'autenticità invece del contenuto di quei documenti è ancora un altro problema che non può risolvere ovviamente la polizia scientifica. La polizia scientifica può soltanto dire se una carta è autentica, dopodiché quello che c'è scritto in quella carta, se è autentico oppure no, se è vero oppure no, lo decidono poi i giudici con altri tipi di riscontri. Quindi un conto è l'autenticità di un documento, un conto è la veridicità di un documento. Mi ripeto, l'abbiamo già detto 1000 volte, ma dato che anch'io passo per uno di quelli che si bevevano qualunque cosa dicesse Ciancimino, vi ricordo che l'avevamo detto a suo tempo. Perché l'avevamo detto? Perché 55 documenti
alcuni in fotocopia, altri in originale. Tra quelli, circa 150, che Ciancimino aveva portato ai magistrati, erano già stati esaminati dalla scientifica e 54 di quei 55 erano risultati autentici. La grafia di suo padre, sua, di qualcun altro, era risultata quella, la datazione era quella, il documento non era artefatto. Uno di quei 55 documenti aveva suscitato dubbi della polizia scientifica perché era una fotocopia in formato A4, sulla sinistra c'era un appunto manoscritto di Massimo Ciancimino fotocopiato nella stessa fotocopia in cui sul lato destro c'era un altro appunto che invece aveva la grafia di suo padre. Lì si era detto, hai visto che ha messo insieme una cosa sua e una cosa di suo padre per trarre in inganno i magistrati. In realtà Ciancimino disse, ma io, tiro fuori il verbale, quando ho consegnato quel documento l'ho detto ai magistrati, questa è una fotocopia di due originali, uno mio e uno di mio padre, che io avevo fotocopiato uno vicino all'altro perché stavamo facendo una specie di promemoria per preparare un libro di memorie di Don Vito Ciancimino, che lui, il figlio, lo stava aiutando a scrivere e quindi serviva a me e mi ero fotocopiato questi appunti, in parte mia, in parte mio padre, ma avevo detto subito che cos'era quella fotocopia mista e quindi non ho tratto in inganno nessuno. E quindi 55 documenti su 55 esaminati dalla scientifica erano risultati autentici, non dico veridici, dico autentici, non erano taroccati. Il 56esimo è risultato invece taroccato. Due o tre giorni prima dell'arresto di Massimo Ciancimino, che è avvenuto, se non ricordo male, mercoledì, quindi diciamo a fine scorsa settimana, inizio della settimana appena conclusa, diciamo della Settimana Santa, arriva il referto della scientifica su un altro documento. E qui attenzione, perché altro che giallo, altro che thrilling o thriller. Il documento che cos'è? Fa parte di una valigiata di documenti che Ciancimino ha portato in procura uno o due mesi fa. Gli ultimi documenti che lui diceva di avere dell'archivio di suo padre. Perché ha impiegato così tanto tempo a consegnarli tutti? Forse perché gli piaceva fare, creare un po' di suspense e restare un po' più a lungo sotto i riflettori. Forse perché l'archivio di suo padre era disseminato in una serie di cassette di sicurezza e nascondigli sparse per l'Europa o per il mondo, per cui nemmeno lui sapeva dove erano tutte, e di volta in volta, con l'aiuto della madre, con l'aiuto di altri collaboratori di suo padre, è riuscito a ricostruire tutti i nascondigli e a svuotarli l'uno dopo l'altro e a portare tutto quanto in procura. Non era tutta roba che aveva in casa sua, non era tutta roba che aveva nella disponibilità sua. Tra questi documenti che lui porta la settimana scorsa, uno o due mesi fa, c'è un appunto, una lettera manoscritta di suo padre, originale, in cui suo padre parla di un magistrato, ormai oggi in pensione, che si chiama Giuseppe Di Gennaro, soltanto che il padre sbaglia a scrivere e scrive Giuseppe De Gennaro. Quando la scientifica vede De Gennaro scritto con quella grafia, si ricorda di aver visto la stessa scritta De Gennaro, ma proprio uguale con la stessa, gli stessi grassi, gli stessi magri, le stesse inclinazioni, insomma proprio identica a quella scritta, no? La scientifica hanno l'occhio clinico, che compariva in una molto controversa cartolina, quella non in originale, fotocopiata, che Ciancimino aveva prodotto nel giugno dell'anno scorso. Che cos'era quella cartolina? Lui diceva era un appunto che io e mio padre, quando preparavamo il libro di memorie, avevamo scritto con i nomi che mio padre chiamava quelli del quarto livello, cioè una serie di funzionari di polizia e dei servizi di sicurezza che lui chiamava il quarto livello. Il quarto livello, naturalmente, nell'ipotesi dei rapporti mafia-politica.
Sulla sinistra c'era appunto questa lista di nomi incolonnati. Sulla destra ce n'era uno solo, collegato con una freccetta alla colonna di sinistra. La freccetta e il nome a destra era scritto con un'altra grafia rispetto alla colonna dei nomi a sinistra. Come la spiegò Massimo Ciancimino, disse: io sotto dettatura di mio padre scrissi la lista dei nomi a sinistra, poi a un certo punto vidi mio padre che prendeva l'abiro, la matita, faceva una freccia vicino al nome Gross e segnava De Gennaro. Intendendo dire, aggiunge Massimo Ciancimino, Gianni De Gennaro, nemico acerrimo di Vito Ciancimino, nemico acerrimo della mafia, già capo della Criminal Pol di Palermo, poi capo della polizia, oggi coordinatore dei servizi segreti, condannato in appello per i depistaggi sulle violenze di Genova, non dimentichiamocelo. A questo punto i magistrati per la prima volta si imbattono in un riferimento a Gianni De Gennaro come in qualche modo parte di quel presunto quarto livello che Vito Ciancimino aveva individuato come referenti di trattative o di rapporti fra lo Stato e la mafia. E quindi si sorprendono che Massimo Ciancimino non aveva mai parlato di De Gennaro, ma ancora lì restava semplicemente un nome che suo padre aveva appiccicato lì vicino e che Massimo Ciancimino non sapeva bene dire che cosa, se non appunto diceva: mi sono fatto l'idea che dietro a quel signor Franco, l'uomo dei servizi di sicurezza che seguiva come un'ombra Vito Ciancimino in tutto il percorso della trattativa e un po' lo pilotava, ci fosse appunto come referente una figura importante come De Gennaro. Era una sua deduzione, che poi Massimo Ciancimino a un certo punto comincia a raccontare ai giornalisti, ci mette del suo. Un giorno, incontrando un ufficiale di polizia giudiziaria a Caltanissetta, gli dice che praticamente il signor Franco e De Gennaro sono la stessa persona. Quello là verbalizza, lui a verbale balbetta, dice sì, dice no, insomma, su De Gennaro fa su un casino nell'ultimo anno che poi lo porta a essere incriminato a Caltanissetta per calunnia nei confronti di De Gennaro e poi appunto lo porta praticamente all'arresto dell'altro giorno da parte dei magistrati di Palermo. Qual è il giallo? Il giallo è appunto quello che succede alla polizia scientifica quando alla polizia scientifica esaminano quell'appunto portato 1 o 2 mesi fa da Massimo Ciancimino insieme ad altre carte, sicuramente autografo del padre, in cui appunto si parla di questo giudice Giuseppe Di Gennaro che era stato in passato consulente del Ministero della Giustizia per la riforma carceraria, poi era stato applicato come, diciamo, dirigente dell'ONU, aveva avuto vari incarichi extragiudiziari istituzionali. E Vito Ciancimino ne parlava in un suo appunto. È un appunto di nessun interesse investigativo, quindi Massimo Ciancimino non avrebbe avuto nessun interesse a portare quel documento che riguardava questo giudice Di Gennaro che suo padre sbagliando aveva chiamato De Gennaro. E allora perché Massimo Ciancimino, tra le carte che ritiene utili alla Procura di Palermo, porta anche questo appunto in cui suo padre parla di un magistrato di cui lui non si è mai occupato e che lui non sa nemmeno chi sia? Mistero, è il primo mistero. Quello che è interessante è che appunto quando vedono la scritta De Gennaro, scritta dal Vito Ciancimino, gli esperti della scientifica dicono, fanno una prova per vedere se per caso Ciancimino lo scrive uguale perché quella è la sua grafia, oppure è proprio la stessa parola, diciamo, fotografata col Photoshop e appiccicata alla freccetta e alla cartolina. Perché loro, quando hanno stabilito che la cartolina era autentica, hanno stabilito che effettivamente la grafia della colonna a sinistra, come diceva Massimo, era di Massimo, e che quella della freccetta e del De Gennaro era di Vito. Quindi per questo avevano detto il documento è autentico. Ma adesso scoprono
che potrebbe essere stato artefatto in che modo? Prelevando col Photoshop quel De Gennaro dalla lettera di Vito e appiccicandolo sulla cartolina di Massimo. Cosicché dalla cartolina si desuma che anche De Gennaro, che non era nella lista appuntata da Massimo, fosse stato inserito da Vito come parte di quel quarto livello colluso. Ok? Fanno le verifiche e scoprono che la parola Vito Ciancimino l'ha scritta una volta in quella lettera, non l'ha mai scritta nella cartolina. Qualcuno ha estrapolato quella cosa dalla lettera e l'ha incollata e poi ha fotocopiato per nascondere la peciotta. Ok? A quel punto dicono: quella cartolina è taroccata. Chi può averla taroccata? I magistrati di Palermo dicono non può che averla taroccata Massimo Ciancimino, anche perché Massimo Ciancimino ci aveva detto di aver visto con i suoi occhi suo padre, sotto i suoi occhi, aggiungere a quella lista la freccetta e il nome De Gennaro. Se invece ci avesse detto: ho ricevuto, ho trovato in un cassetto questa cartolina che non so da dove venga, prima di attribuire il falso a lui, ce ne corre. Ma dato che lui ha detto: ho visto mio padre scrivere quella roba, e la scientifica dice: no, quella roba l'ha appiccicata qualcuno, è evidente che i magistrati, come prima ipotesi, ne desumono che quell'appiccicamento, quel taroccamento l'ha fatto Massimo Ciancimino. Naturalmente si chiedono anche perché, però nel frattempo che si chiedono perché, scoprono che Massimo Ciancimino, poi non è difficile scoprire dov'è perché ha la scorta, quindi si muove con la polizia dietro, sanno che sta partendo per le vacanze in Francia e allora lo fanno fermare prima che espatrii e lo tengono dentro. Lo interrogano e lui fa un interrogatorio, diciamo pure drammatico, piange, si contraddice, dà due o tre versioni degli stessi fatti. Si dice minacciato, dice di avere paura, dice: l'altro giorno mi hanno mandato in casa una bomba, io per non preoccupare i miei e per non fare sempre la figura di quello che grida al lupo manco l'ho denunciata, l'ho annaffiata con la doccetta del giardino e poi l'ho messa lì in giardino, tanto partivo. I magistrati vanno a vedere, mandano la polizia a perquisire la casa e il giardino a Palermo e scoprono che effettivamente questa bomba c'è, e che in realtà non è sì disinnescata, ma potrebbe autoinnescarsi e distruggere l'intero palazzo, se non l'intero quartiere, una bomba ad alto potenziale, molto pericolosa, molto attiva. E allora è vero che gli hanno recapitato quella bomba? E perché non l'ha denunciata? E perché l'ha nascosta in giardino, mettendo in pericolo anche i vicini di casa, oltre alla sua famiglia, il figlio piccolo, o la moglie? Oppure se l'è messa lui, ma è matto a mettersi lui una bomba che potrebbe scoppiargli fra le mani da un momento all'altro? Nell'interrogatorio, ovviamente, il problema principale è la cartolina con l'appiccico del nome De Gennaro. Allora gli chiedono: l'ha fatto lei? Lui dice assolutamente no. E dicono: allora chi l'ha fatto? Non lo so. Ma come non lo sa, se lei ci aveva detto che aveva visto suo padre scrivere sotto i suoi occhi il nome del Gennaro, lo conferma? Non me lo ricordo, può darsi che mi ricordi male, che sovrapponga, che l'abbia visto scrivere da un'altra parte quel nome. Non so chi ha fatto questa cosa, io non ho le competenze tecniche per alterare un documento, non avrei mai fatto una roba del genere, non mi serve a niente aggiungere il nome del Gennaro perché non è mia intenzione calunniare nessuno. Quella roba lì, quelle carte lì me le ha passate un amico di famiglia. Poi cambia versione, dice: no, quelle carte lì le ho ricevute in busta chiusa. Allora i magistrati dicono: ci dia la busta chiusa, così cerchiamo di risalire. L'ho distrutta. Insomma, dà versioni che si contraddicono e che non stanno in piedi e che comunque smentiscono quello che lui aveva dichiarato consegnandola, quella cartolina. L'interrogatorio viene chiuso, lui viene lasciato in carcere, viene convalidato il fermo. Questa settimana, che inizia appunto a Pasquetta, ci saranno nuovi interrogatori e si spera che Ciancimino si sia dato una calmata e abbia organizzato le idee, perché è evidente
che qualcosa di decente lo deve dire se non è lì per suicidarsi. Ecco perché il sospetto è che lui, nell'ultimo periodo, abbia cominciato a fare delle cose per sputtanare quello che di vero aveva detto e aveva consegnato in precedenza. E allora qui la domanda è: lo sta facendo spontaneamente? Lo sta facendo sotto minaccia o sotto pressione di qualcuno? Lo sta facendo sotto ricatto di qualcuno? È costretto a fare il kamikaze suicida? Oppure lo sta facendo spontaneamente, magari in attesa, nella speranza di qualche tornaconto? O è semplicemente pazzo? Perché non c'è nulla di lucido e di lineare in quello che è successo. Ciancimino non aveva mai parlato di De Gennaro, quindi non aveva bisogno di portare delle carte false per dimostrare la veridicità di quello che lui aveva detto su De Gennaro, perché lui di De Gennaro non aveva mai parlato. Anzi, De Gennaro era uno dei nemici più acerrimi di suo padre, quindi accusarlo avrebbe comunque indebolito la sua posizione perché qualcuno avrebbe sempre potuto insinuare che lui stava vendicandosi contro De Gennaro per conto di suo padre, mentre lui ha sempre detto di voler prendere le distanze da suo padre. Suo padre ce l'aveva con i magistrati, lui è solidale con i magistrati, suo padre era un mafioso, lui non vuole lasciare un cognome mafioso a suo figlio. Quindi attaccare un nemico della mafia e di suo padre come De Gennaro poteva indebolire il suo tentativo di distacco progressivo dagli ambienti paterni. Quindi lui non aveva nessuna esigenza di taroccare quel documento per accusare De Gennaro. Perché? Perché lui non aveva mai detto nulla su De Gennaro, non sapeva nulla, se non che il padre ogni tanto smoccolava contro De Gennaro e a suo dire aveva segnato quel nome De Gennaro nella cartolina, dal che lui aveva dedotto che anche De Gennaro facesse parte del quarto livello, ma nulla di più. Nulla di utilizzabile processualmente, comunque, un sentito dire, un'interpretazione. Poi sapete, Ciancimino è un uomo molto fertile di fantasia. Racconta bene Ingroia nel suo libro Il labirinto degli dèi e anche nella prefazione del libro di Torrealta, Il quarto livello. Non è vero niente che Ingroia avalla tutto quello che dice Ciancimino, basta che leggiate le parti dedicate a Ciancimino, le ho pubblicate sul Fatto Quotidiano di sabato per chi è interessato. Groia dice: attenzione, quello che Ciancimino dice e documenta lo prendiamo sul serio. Quello che una volta che ha detto Ciancimino poi viene confermato da altri, come tutti i discorsi sulla trattativa, dove poi ci sono state conferme di personalità autorevolissime, ci sono testimonianze di Conso, testimonianze di Martelli, di Liliana Ferraro, di Violante, nonché dello stesso, di pentiti di mafia e dello stesso Mori e dello stesso De Donno, che comunque parlano dei loro rapporti, delle loro colloqui con Vito Ciancimino. Quindi quelle cose lì stanno in piedi anche se Ciancimino le negasse a questo punto, perché hanno già avuto conferme e soprattutto documenti. Ma Ingroia diceva: quando lui fa le sue elucubrazioni per le cose che gli diceva suo padre sulla politica, su Ustica, sul caso De Mauro, sul caso Calvi, eccetera, quelle sono cose che dice, noi non sapremo mai se sono vere o sono false, ma processualmente ciò che non è documentabile e riscontrabile noi non lo utilizziamo nemmeno. Il quarto livello, boh, chissà se esiste, se non esiste, che cos'è? Lo dice, no? Ingroia, basta che voi leggiate la prefazione al libro molto bello comunque di Maurizio Torrealta. E allora la domanda è: mettiamo che Ciancimino ha fatto il tarocco, ha appiccicato la scritta De Gennaro sulla cartolina, perché ha deciso di attaccare De Gennaro calunniandolo, giusto? Ha preso quella parolina dalla lettera di suo padre riferita al giudice storpiata e l'ha appiccicata lì, la fotocopia gli è andata bene per un anno. Poi che cosa fa? Un mese fa prende la lettera da cui ha tratto la parolina appiccicata e la porta ai magistrati, così dà ai magistrati il cappio per impiccarlo.
dai magistrati la prova del falso che lui ha fatto. Vedete che o è pazzo o qualcuno lo ha indotto o costretto a farlo. È un suicidio in diretta. Tu spari a qualcuno, dici che non sei stato tu e poi porti in procura la pistola con le tue impronte digitali con un colpo mancante dello stesso tipo di quello trovato nel corpo di quel qualcuno che tu hai accoppato. E allora o sei scemo o c'è qualcuno che ti ha costretto ad andare a costituirti. O c'è qualcuno che ti ha costretto ad ammazzare quel qualcuno e poi ad assumertene la colpa per evitare che si risalga a chi ti ha commissionato il delitto. Chi lo sa? Questa è una spiegazione sicuramente più logica di quella di uno che fa il tarocco, gli è venuto bene, ci sono cascati tutti e poi porta la prova del tarocco. Tra l'altro una prova che non serviva a niente, nessun magistrato gli avrebbe mai chiesto, anche se fosse stata trovata quella lettera di suo padre, perché non ha mai portato quella lettera? Ma perché parlava di un giudice De Gennaro, che a voi non interessa a niente, sono carte di mio padre, è come la lista della spesa, la stessa cosa, ha lo stesso valore giudiziario della lista della spesa. Quindi c'è qualcosa di inspiegabile in questo comportamento. C'è qualcosa di inspiegabile che ha fatto pensare agli inquirenti l'esistenza di un puparo. Non esageriamo coi gialli, il puparo. Il puparo può essere benissimo una persona che rappresenta uno degli ambienti che Ciancimino ha toccato, ambienti che sono molto preoccupati dalle indagini sulle trattative, che vanno avanti anche se si dimostrasse che Ciancimino ha detto tutte fandonie, comunque con quello che si è accumulato sulla trattativa hai voglia, e con quello che già si sapeva su Dell'Utri e Berlusconi hai voglia, non c'era bisogno certamente dei pizzini di Ciancimino per sapere che Dell'Utri e Berlusconi hanno avuto rapporti con la mafia, tant'è che Dell'Utri è stato condannato in primo grado a 9 anni, quando Ciancimino era ancora in sonno, era ancora silente, non aveva mai parlato, quindi non c'è bisogno di Ciancimino per dimostrare i rapporti fra Dell'Utri, Berlusconi e la mafia. Sono dimostrati a prescindere. Ma il bello di questa leggenda che ci viene raccontata è che si dice appunto che Ciancimino, furbo, se ne stava bello e tranquillo. Sì, gli avevano sequestrato i beni del padre, 64 miliardi, milioni di euro nel 2004-2005, ma per il resto era un signore benestante. Faceva la bella vita, nessuno gli andava a chiedere niente. Poi a un certo punto si sveglia e si inventa calunnie contro Berlusconi, Dell'Utri, De Gennaro, Mori, De Donno, Mancino, Violante, quello e quell'altro, per vivere meglio, no? Pensate che genio, uno che accusa uomini potentissimi, inventandosi le accuse, quello è quello che ci stanno raccontando, per migliorare la sua qualità della vita, ma ve lo vedete. Ma la genesi della collaborazione di Ciancimino non è questa. Ciancimino non aveva nessuna intenzione di parlare con la giustizia. Non è mica andato lui dai giudici a dire, ah, sapete che so delle cose, ve le dico adesso così perché mi sono svegliato storto. Non è che si faccia carriera andando dai giudici a dire qualcosa di brutto su Berlusconi e Dell'Utri in Italia, mi pare. Si fa carriera a non dirle certe cose. Pensate Ruby, a Ruby hanno promesso e dato dei soldi per stare zitta e per fare la matta dicendo cazzate. Ricordatevi quell'intercettazione in cui lei racconta che il premier le ha detto fai la matta di cazzate e io ti copro d'oro. Perché potrebbe essere la stessa cosa che è successa a Massimo Ciancimino, fai il matto di cazzate e io ti ricopro d'oro. Oppure, se non fai così, io stavolta la bomba non te la faccio trovare, la prossima la faccio detonare. Potrebbe essere, chi lo sa. Almeno ci sarebbe una logica in questo comportamento non lineare di uno che porta 54 documenti, tutti autentici, e poi ne porta un 55esimo falso,
la fa franca per un anno, ma poi porta le prove che il falso l'ha fatto lui. Non c'è niente di lineare in tutto questo. C'è una cesura, c'è un qualcosa che è successo nell'ultimo periodo. E se uno conosce la genesi di questa collaborazione, capisce che la genesi è genuina. Perché? Perché Massimo Ciancimino, quando viene sequestrato i beni di suo padre, 64 milioni, stiamo parlando del 2004-2005, procura di Palermo ancora retta da Piero Grasso e Pignatone, perquisizione a casa, perquisizione nella villa al mare, intercettazioni telefoniche, processo per riciclaggio. Gli fanno la perquisizione, gli trovano in casa un documento tagliato in cui qualcuno, chi dice Provenzano, chi dice Ciancimino sotto dittatura di Provenzano, promette appoggio elettorale a Berlusconi in cambio della messa a disposizione di una sua televisione e, in caso contrario, minaccia eventi tristi contro Berlusconi. Quel documento, ricorderete, non finisce agli atti del processo Ciancimino, finisce nascosto in uno scatolone dimenticato. Quindi quando Ciancimino viene interrogato dopo la perquisizione, di quel documento non gli chiedono niente i magistrati. Nelle intercettazioni lo si sente che parla con sua sorella di un assegno che negli anni 80 Berlusconi aveva staccato per Ciancimino padre, 35 milioni di lire, un finanziamento di Berlusconi al più mafioso dei politici siciliani, e il padre non l'aveva mai incassato, lo conservava, evidentemente a scopo di ricatto, in una carpetta, così dice Massimo Ciancimino a sua sorella, intercettati nel 2004. La procura quelle intercettazioni le ha. Sapete quante domande hanno fatto i magistrati della procura di Grasso? L'interrogatorio lo conduce il procuratore aggiunto Pignatone a Massimo Ciancimino su quell'assegno di Berlusconi a Vito Ciancimino. Una domandina per dire: ma lei è proprio sicuro di quell'assegno? Quando si fa una domanda così, l'interrogato capisce che non è che il magistrato sia proprio entusiasta, tant'è che quando lui risponde una supercazzola dicendo ma me l'aveva detto ma non so bene, mentre al telefono diceva chiaramente di sapere dov'era quell'assegno, dice ma non so dove sia, se... fine della domanda, si passa a parlare d'altro e anche quella vicenda viene sepolta. E Massimo Ciancimino continua a viversene sereno e tranquillo col suo processo fino al 2007, quando rilascia un'intervista. E a chi la rilascia? A Panorama, diretto da Belpietro. L'intervistatore è Gianluigi Nuzzi, 19 dicembre del 2007. Racconta la sua vita con Don Vito, racconta il suo ruolo di postino della trattativa, racconta che lui ha assistito agli incontri di suo padre col generale Mori, col capitano De Donno, ma anche con Riina e anche con Provenzano, addirittura fino al 2002. Provenzano, col nome di ingegner Loverde, andava a trovare Vito Ciancimino agli arresti domiciliari a Roma e lui c'era. Storia bellissima, nella quale Nuzzi, ottimo cronista, fa una domanda e dice: ma lei sulla trattativa e queste cose è stato mai interrogato dalla procura di Palermo? Ha risposto: no, su questo non mi hanno mai chiesto niente. Nel frattempo la procura di Palermo è cambiata, è arrivato il procuratore Messineo, che ha rimesso al lavoro in antimafia i magistrati che Grasso aveva emarginato, i Caselliani, e infatti appena leggono l'intervista di Massimo Ciancimino lo chiamano e gli fanno verbalizzare quello che racconta sulla trattativa. E dal gennaio del 2008 all'altro giorno riempie decine e decine di verbali e racconta una serie di cose, quelle che aveva raccontato a Panorama più altre. A un certo punto una fonte anonima, anonima per noi, non per la procura, diciamo una, non anonima, ho sbagliato il termine, una fonte che noi non conosciamo, fa sapere alla nuova procura, che sta facendo sul serio su Massimo Ciancimino, a differenza dell'altra, guardate che nelle perquisizioni i carabinieri hanno trovato molto di più di quello che voi sapete. C'era per esempio un appunto con promesse di aiuti elettorali a Berlusconi in cambio della messa a disposizione di una delle sue televisioni. Che fine ha fatto? Vanno a cercare nel processo a Ciancimino, agli atti non c'è. Vanno a cercarla
nel verbale di perquisizione i carabinieri hanno regolarmente segnalato. Adesso vi dico come si, come l'hanno segnato, eh? In caratteri stampatello, eh? In carattere stampatello. Foglio, parte di foglio A4, manoscritto, contenente richieste all'onorevole Berlusconi per mettere a disposizione una delle sue reti televisive. Oibò, dicono i magistrati, dov'è questa roba? Vanno nel magazzino dove ci sono tutte le cose che sono state portate via da casa Ciancimino e che non erano ritenute utili per le indagini e trovano pure questo foglio. Qui si parla di mafia, di Berlusconi, di attentati possibili, di messa a disposizione di televisioni, e ovviamente lo portano nel processo a Dell'Utri e chiamano Ciancimino per chiedergli che cos'è quel documento. Ciancimino sbianca, si mette a piangere, entra in confusione, dice l'ha scritto mio padre, no l'ha scritto mio nonno, no l'ho scritto io, insomma cerca in tutti i modi di distrarre l'attenzione, poi alla fine crolla e dice quello è un appunto di Provenzano, perché Provenzano aveva una corrispondenza epistolare con Berlusconi e Dell'Utri, mio padre faceva da tramite, a volte segnava le cose, di quell'appunto ci sono varie versioni di mio padre, tant'è che in una mio padre scrive se Berlusconi non mi dà quello che voglio, io uscirò dal mio proverbiale riservo perché non ne posso più, che io e lui abbiamo fatto le stesse cose con la mafia, io sono in galera e Berlusconi è presidente del Consiglio. E saltano fuori questi documenti perché lui poi li porta. È perché è costretto a parlare di Berlusconi e Dell'Utri, costretto dalle carte che gli hanno trovato in casa, costretto dalle telefonate che lui faceva con sua sorella sull'assegno, che Ciancimino comincia a parlare di Dell'Utri e Berlusconi. Perché? Perché non può negare che quelle carte stavano a casa sua e quella telefonata l'ha fatta lui. Ma lui non è mai andato dai magistrati a offrirsi di collaborare e non è mai andato dai magistrati a offrirsi, dai magistrati a offrirsi di accusare Berlusconi e Dell'Utri. È dalle condizioni di necessità che a un certo punto è stato costretto a spiegare quelle carte e quelle telefonate, che naturalmente valgono esattamente come valevano una settimana fa prima del suo arresto. Che le carte la scientifica le ha già ritenute autentiche, la telefonata l'ha fatta lui, se poi ha taroccato o qualcuno ha taroccato per lui il documento su De Gennaro, questo vuol dire che lui ha calunniato De Gennaro, del resto nessuno era mai venuto in mente di aprire un'inchiesta su De Gennaro sulla base di quella cartolina. De Gennaro è stato, diciamo, tirato in ballo sui giornali, ma i magistrati non hanno mai indagato su De Gennaro. Quindi processualmente le carte che erano buone prima sono buone anche adesso. Quella cartolina non è mai stata usata in nessun processo e quindi non è buona. Questo è l'approccio, diciamo, giornalisticamente secondo me corretto e anche giudiziariamente corretto. In America i testimoni di giustizia e i pentiti vengono protetti dallo Stato, gli viene data l'immunità per tutto quello che hanno fatto prima e per tutto quello che faranno dopo. L'immunità dura di solito a vita, le loro dichiarazioni vengono riscontrate, se si scopre che qualcuna è falsa non vengono incriminati per falsa testimonianza, semplicemente quello che hanno detto di falso o di non riscontrato non è utilizzato. In Italia, per fortuna, siamo più severi. Pentiti e testimoni di giustizia sono tenuti a dire la verità. Se non la dicono e calunniano qualcuno, vengono incriminati e arrestati come tutti i cittadini, quindi non c'è nessuna immunità, nessuna protezione, anzi, è rarissimo il caso di arresto per calunnia. È rarissimo. Se voi calunniate un vostro vicino di casa, è raro che vi arrestino. Vi indagano ma non vi arrestano, quindi c'è stata la giusta, c'è stato addirittura un surplus di severità in questo caso, perché? Evidentemente perché la posta in palio è molto importante. Speriamo che tra la paura di restare in carcere e la paura di quelli che probabilmente lo minacciano, Ciancimino
decida di tornare a essere collaborativo sul serio con la magistratura. E quindi se c'è qualcuno che lo ha costretto o lo costringe sotto minaccia o sotto ricatto a portare una carta falsa e poi a mettere la firma di fatto sotto quel falso, ci dica chi è e perché lo fa. Se invece dietro di lui non c'è nessuno e ha fatto tutto lui il falso e la prova del falso, allora vuol dire che merita il manicomio, merita il reparto psichiatrico perché è completamente matto. Ma per rispondere quale è vera e quale è falsa di queste due versioni, dobbiamo aspettare i prossimi giorni con i prossimi interrogatori. Buona settimana a tutti, passate parola.